皆さんこんにちは。ジャポネーゼコンミルへようこそ。Ciao a tutti e benvenuti su Giapponese con Miru. Con questa lezione vorrei che prendiate confidenza con una parola giapponese che si utilizza moltissimo. La parola che studiamo oggi è la parola kudasai. Kudasai. Kudasai è la forma imperativa del verbo kudasaru. Si tratta di un verbo molto gentile che significa dare. Adesso qui c'è da dire che il verbo dare in giapponese non è come in italiano. Esistono in giapponese infatti diversi verbi dare a seconda di chi dà a chi. E qual è il caso del verbo kudasaru? Il verbo kudasaru è quel verbo dove il soggetto grammaticale, quindi il soggetto grammaticale di kudasaru, non è mai io, cioè non sono mai io che do. Non posso utilizzare il verbo kudasaru per dire che io do qualcosa a qualcuno, in quanto io è sempre la persona che riceve, è sempre la persona a cui viene dato qualcosa. Quindi, anche se kudasaru significa dare, io sono sempre il ricevente di tale azione. Come vi dicevo, kudasai è la forma imperativa del verbo dare onorifico, e lo si capisce anche da come la parola kudasai viene scritta in kanji. Infatti, il kanji di kudasai è il kanji di basso, di sotto. È un kanji che noi abbiamo già studiato. Il kanji di basso, sotto, si scrive così. 1, 2, 3. Quindi è possibile trovare la parola kudasai sia in kanji che in hiragana. Quando lo troviamo in kanji, lo troviamo appunto con il kanji di basso, ad intendere che l'azione, o quella cosa che ci viene data, o il favore che ci viene fatto, proviene da una persona che sta più in alto di noi. E quello che ci viene dato a noi che siamo in basso, ecco, viene espresso appunto da questo kanji. Da qui capiamo che il verbo kudasaru è un verbo che si utilizza per onorare e dare importanza alla persona che dà. Bene, abbiamo quindi capito che la parola kudasai è la forma imperativa di questo verbo dare, che è un verbo particolarmente gentile che serve a portare rispetto alla persona che ci dà qualcosa. La parola kudasai può essere tradotta in italiano con per favore mi dia. Chiaramente, essendo kudasai il verbo dare, necessiterà della particella del complemento oggetto o, quindi o kudasai, o kudasai. Adesso che conosciamo questa espressione, in un ipotetico ristorante possiamo chiedere in modo gentile un qualcosa ai camerieri. Chiaramente si utilizza con degli oggetti. Allora io mi sono immaginato questa scena un po' da ristorante, dove noi chiediamo tissue, che significa tovagliolini o fazzolettini di carta. Il suono T con la piccola I diventa T, questa forse è la prima volta che lo vediamo, quindi T, piccolo Z che raddoppia il suono dello SH, SH corto, tissue, dall'inglese. Tissue kudasai, per favore mi porti, per favore mi dia un fazzolettino, mi dia un tovagliolino di carta. Tissue è il fazzolettino di carta. Poi ci sono le parole omizu e ocha, che significa acqua e tè. Normalmente queste due bevande in Giappone vengono fornite gratuitamente dal ristoratore ai clienti. E se vogliamo altra acqua o altro tè, basta chiamare i camerieri dicendo sumimasen, anche alzando un po' la mano, sumimasen. Quelli vengono e poi basta dire omizu kudasai oppure ochao kudasai. Facciamo quindi esercizi con la dicitura o kudasai, cambiando però i sostantivi che vengono prima. Quindi tissue kudasai, mi dia un fazzolettino di carta o mi dia dei fazzolettini di carta. Omizu kudasai, mi dia dell'acqua. Ochao kudasai. Oppure kohi o kudasai, mi dia del caffè. Kohi. Questa è una parola che ancora sento sbagliare tantissimo. Tutti dicono kohi, kohi. In realtà questi due allungamenti sono importanti, quindi fate attenzione. Kohi, kohi o kudasai. Poi, nel caso mangiassimo con i bastoncini e non siamo in grado di farlo, vogliamo la forchetta e magari anche il coltello, allora diciamo fokuto naifu kudasai. Fokuto naifu kudasai.
Per favore mi dia forchetta e coltello. Chiaramente fork e knife derivano dall'inglese. E infine la parola cop, che significa bicchiere o anche tazza. Indipendentemente dal fatto che abbia un manico o meno, che sia fatto di ceramica o di vetro, cop è il recipiente per il liquido, quindi bicchiere o tazza. Cop o kudasai, per favore mi dia un bicchiere. Infine vi lascio con quest'ultima regoletta. È una regoletta che lascia un po' il tempo che trova per chi ha studiato giapponese solo su Giapponese con Miru. Questo perché noi non abbiamo ancora approfondito bene né i contatori e né i numeri. Però ad ogni modo io vi lascio qui la regoletta con un esempio. Poi, anche se la scrivete, la studiate e ve la dimenticate, non c'è problema perché più avanti la ristudieremo. La regola è: davanti a numeri o contatori non si utilizza la particella wo. Se dovessi dire appunto mi dia del tempo, direi jikan, che significa tempo, jikan kudasai, mi dia del tempo. Ma se dovessi quantificare questo tempo in 5 minuti, quindi c'è un numero, c'è un contatore, c'è la parola fun, che è il contatore dei minuti, no? Quindi gofun, i 5 minuti, allora in quel caso non si utilizza la particella o. Si dice direttamente gofun kudasai, mi dia 5 minuti, gofun kudasai. Questa è una regola che voi magari scrivete, la studiate un po', poi anche se la dimenticate non c'è problema. Ma se ci fosse un problema, questo sarebbe sulla frase gofun kudasai, in quanto in italiano noi diciamo dammi 5 minuti per dire che voglio dai 10 a un quarto d'ora, se non 20 minuti, a seconda dei soggetti, no? Voglio dire, se tu dici a un giapponese gofun kudasai, quello parte con il cronometro, cioè non c'è l'espressione 5 minuti per dire un po' di tempo. 5 minuti in giapponese sono esattamente 5 minuti, quindi ehi dammi 5 minuti, se lo dici a un giapponese esattamente così, quello parte col cronometro, e se vai a 7-8 minuti già insomma non gli va tanto per la quale. Ecco, quindi questa è una cosa culturale ovviamente. Ed eccoci arrivati a fine lezione. Oggi abbiamo visto la parola kudasai, mi raccomando imparatela bene perché si usa tantissimo, poi scopriremo anche altri usi in futuro. Comunque spero che la lezione vi sia piaciuta, in tal caso pollice up, iscrizione al canale, e vi invito anche a venirmi a trovare sul gruppo Facebook di Giapponese con Miru. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Già, matane!